Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. All'inizio di questa celebrazione desideriamo innanzitutto ringraziare il Signore per il dono della vita di Don Alfredo, che per tutti noi, in modi e tempi diversi, è stato amico e testimone di una fede salda e lieta. Grazie alla sua famiglia e agli amici più cari che lo hanno accompagnato e aiutato nel cammino della vita. Grazie al Vescovo e a tutti i concelebranti per essere qui oggi. Grazie agli amici delle parrocchie di Abbadia Lariana, Rebbio, Garzeno e Catasco, Caslino, Bulgorello e Cadorago, che per ricordarlo hanno deciso di sostenere questa casa a cui Don Alfredo era particolarmente affezionato. Con il loro impegno abbiamo raggiunto la cifra di 14.000 euro e la sala studio incontri per i sacerdoti e le famiglie della casa sta prendendo forma. Grazie a Betty per il prezioso e paziente lavoro di coordinamento. Grazie a quanti avrebbero voluto essere qui oggi e stanno vivendo il sacrificio di accettare le restrizioni imposte da questo periodo e ci seguono da casa. E grazie anche a chi ha reso questo possibile. Grazie a Don Andrea Straffi che con competenza ed affetto ha pensato alle immagini della sala. E grazie a Don Alfredo per essere stato nostro compagno di viaggio. Certi che il Signore lo accoglie già nel suo abbraccio misericordioso e che continuerà ad intercedere per tutti noi che siamo ancora in cammino. Ci uniamo al ringraziamento di Maria Grazia. Siamo un cuor solo ed un'anima sola. E innalziamo al Signore la nostra gioia attraverso questa celebrazione eucaristica. Cominciamo quindi la nostra preghiera con il presentarci davanti al Signore con le nostre povertà e le nostre debolezze per essere sostenuti dal suo amore e dalla sua misericordia. Diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle,
peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, o Signore. E poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei re. In quei giorni Geroboamo, re di Israele, pensò: in questa situazione il regno potrebbe tornare alla casa di Davide. Se questo popolo verrà a Gerusalemme per compiervi sacrifici nel Tempio, il cuore di questo popolo si rivolgerà verso il suo signore, verso Roboamo, re di Giuda. Mi uccideranno e ritorneranno da Roboamo, re di Giuda. Consigliatosi, il re preparò due vitelli d'oro e disse al popolo: «Siete andati troppo a Gerusalemme. Ecco Israele, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Ne collocò uno a Betel e l'altro lo pose in Dan. Questo fatto portò al peccato. Il popolo, infatti, andava sino a Dan per prostrarsi davanti a uno di quelli». Egli edificò templi sulle alture e costituì sacerdoti, presi qua e là dal popolo, i quali non erano discendenti di Levi. Geroboamo istituì una festa nell'ottavo mese, il 15 del mese, simile alla festa che si celebrava in Giuda. Egli stesso salì sull'altare. Così fece a Betel per sacrificare ai vitelli che aveva eretti. A Betel stabilì sacerdoti dei templi da lui eretti sulle alture. Dopo questo fatto, Geroboamo non si convertì dalla sua condotta perversa. Egli continuò a prendere qua e là dal popolo i sacerdoti delle alture e a chiunque lo desiderasse dava l'investitura e quegli diveniva sacerdote delle alture. Tale condotta costituì, per la casa di Geroboamo, il peccato che ne provocò la distruzione e lo sterminio della terra. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ripetiamo insieme: perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo. Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo. Abbiamo peccato come i nostri padri, abbiamo fatto il male, siamo stati empi. I nostri padri in Egitto non compresero i tuoi prodigi. Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo. Si fabbricarono un vitello sull'Oreb, si prostrarono a una immagine di metallo fuso, scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia fieno. Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo. Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, prodigi nel paese di Cam, cose terribili presso il Mar Rosso. Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo. Alleluia, alleluia.
pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia, alleluia. Il Signore sia il tuo cuore, il tuo labbro, possa annunciare degnamente il suo Vangelo, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: sento compassione di questa folla, perché già da 3 giorni mi stanno dietro e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle proprie case, verranno meno per via e alcuni di loro vengono di lontano. Gli risposero i discepoli: e come si potrebbe sfamarli di pane qui in un deserto? E domandò loro: quanti pani avete? Gli dissero: 7. Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese allora quei 7 pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Dopo aver pronunziata la benedizione su di essi, disse di distribuire anche quelli. Così essi mangiarono e si saziarono e portarono via 7 sporte di pezzi avanzati. Erano circa 4.000 e li congedò. Salì poi sulla barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di Dalmanuta. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Bene, innanzitutto un saluto a tutti voi. È un motivo di festa e di gioia il poterci ritrovare qui, in questa casa. Innanzitutto benediciamo il Signore per Don Alfredo Nicolardi, che continua a suscitare gioia, stima, fiducia, sapendo che intercede per noi e per le comunità in cui egli è stato sacerdote, quindi servitore di tutto il popolo. E la vostra presenza qui testimonia appunto il ricordo affettuoso e grato che ciascuno di voi conserva nei confronti di questo sacerdote. Ci ricorda anche quanto è incisiva la testimonianza di un prete in una parrocchia, quando svolge con dedizione, con impegno, con amore, con generosità il suo ministero, e come il popolo di Dio gli è grato. E allora questa gratitudine si concentra oggi qui, in questo luogo, nel quale la Chiesa di Como deve esprimere la sua gratitudine e anche la gioia per quello che essa è, questa comunità, e per il servizio che svolge. Introducendo l'Eucaristia, c'è stato un momento in cui ha reso grazie per un motivo, per un altro, per una persona, per un'altra. Io vorrei dire: ringraziamo per questa comunità, che è un dono prezioso non solo per gli ospiti che sono qui, che ne fanno parte, ma anche per la nostra comunità parrocchiale, diocesana, no? Ed è molto bello che questo luogo sia riconosciuto come un segno della carità. Vorrei che questo segno si aggiungesse a quei tanti piccoli o grandi segni che il Sinodo sta enumerando, che sono stati prodotti da tanti cristiani nel corso di questa storia recente
e che hanno segnato un'epoca e che hanno dato una testimonianza bella di servizio molto generoso ai fratelli. Vorrei dire che questo è un luogo di Vangelo, un luogo in cui si insegna non tanto dottrinalmente ma esistenzialmente a vivere il Vangelo, cioè ad amarsi gli uni gli altri, a sentirsi bisognosi gli uni degli altri, a vivere la compassione di Gesù e cercando di trasmetterla con la stessa intensità anche alle persone con le quali si cammina insieme. E allora vorrei additare, mentre ringrazio per questa bella intuizione che si è incarnata qui, coloro che sono gli animatori, sia i sacerdoti che le famiglie, i quali insieme accolgono con molta fraternità, con molta disponibilità e con gioia, in uno spirito di servizio e di umiltà, i nostri fratelli sacerdoti che hanno bisogno di un tempo di sostegno, di pausa, di ripensamento, di fraternità, di preghiera e di vita insieme. Bello allora che il popolo di Dio si accorga anche di questi gesti, segni che sono presenti nella nostra Chiesa, anche se procedono magari con umiltà e anche, come sempre, con tante difficoltà, perché dove c'è il bene c'è sempre qualcuno che si oppone e quindi sembra che tutto sia vanificato o sia in passivo. Invece ci sono tante realtà positive che vanno riconosciute e chi non le riconosce è perché è cieco o non le vuole riconoscere. E allora avanti con questo aiuto, con questa presenza, con questa testimonianza che date alla Chiesa e a tutta la comunità cristiana, perché sono tutti cristiani che devono prendersi cuore dei fratelli, in modo speciale di accompagnare con cura, con delicatezza e con compassione anche le persone, in questo caso i sacerdoti, che ne hanno maggiormente bisogno. Ed è bello anche entrare nello spirito del Vangelo che abbiamo ascoltato, in cui cogliamo innanzitutto la compassione di Gesù per questa folla. Lo dice: ho compassione per queste persone che sono con me da tanto tempo e non hanno cibo di cui sfamarsi. Ecco, è bello che noi entriamo nella compassione di Gesù e impariamo da Lui a stare vicino, non in una maniera giudicante, ma in una maniera accogliente, condividendo noi stessi le fatiche degli altri, perché tutti, in qualunque condizione ci troviamo, siamo degli esseri feriti. E la nostra sollecitudine è nell'essere accanto agli altri, partendo però dalle nostre ferite, in modo tale che siamo più portati ad accogliere anche le ferite degli altri. E poi molto bello anche la reazione di Gesù davanti ai discepoli che si sentono un po' impreparati a gestire la situazione, non sanno cosa fare per poter aiutare e sostenere queste persone che sono affamate. E Gesù li coinvolge in questa opera: date voi stessi da mangiare. È Lui che compie il bene, ma poi raggruppa le persone e fa in modo che i discepoli siano con Lui protagonisti del bene che Egli compie. E perciò, dopo aver moltiplicato i pani, segni della provvidenza di Dio, fa in modo che siano i discepoli a distribuirli. Ed è bello che anche qui, in questa realtà, ci siano dei momenti difficili, perché è la normalità della vita delle famiglie. Tutti vivono momenti difficili, momenti di disorientamento, in cui non si sa esattamente quale scelte privilegiare, cosa compiere, come impegnarsi. Ma il Signore ci aiuta e ci sostiene, ci dice: vai avanti, io moltiplico il bene che compi. È bello, è vero, il Signore moltiplica il bene che facciamo, però lascia a noi la capacità di scegliere il bene, di volerlo e di indirizzarlo secondo i bisogni. Allora è bello anche che noi tutti avvertiamo come questa casa è una casa
di problemi, come sono in tutte le famiglie, ma dove anche c'è un tentativo insieme di trovare le soluzioni giuste, soluzioni più opportune, adeguate alla situazione non del gruppo, ma di ogni persona singola. E questo è molto bello, perché si cura la dignità di ogni persona, la quale ha diritto di essere amata, di essere custodita e di essere sostenuta nella sua realtà, anche quella più difficile e impegnativa. E allora andiamo avanti sostenuti dalla fede gli uni degli altri, ma anche dalla generosità e dalla passione che ci viene testimoniata dentro questa casa, perché tutti noi diventiamo operatori di misericordia, testimoni dell'amore di Dio, e grati perché, pur non avendone bisogno, il Signore ci rende degni di cooperare alla sua opera e di essere così operatori diretti e strumenti della sua grazia. Fiduciosi e grati per quello che il Signore continuamente compie in noi e attorno a noi e con noi, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera perché intervenga a sostegno delle nostre necessità, delle necessità della Chiesa, del mondo e di ogni uomo in particolare. Signore, Dio della misericordia, ti affidiamo la Chiesa diocesana. Sappia stare accanto alle donne e agli uomini del nostro tempo nella semplicità e nell'ascolto, annunciando sempre la vita buona del Vangelo. Preghiamo. Ascolta, Signore. Signore, Dio della vita, ti preghiamo perdona Alfredo. Custodiscilo nel tuo amore e ricolmalo della tua pace. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore, Dio della famiglia, ti affidiamo mamma Rita, Marco, Laura, Micaela, Flavio e i loro familiari. Possano sperimentare nel loro dolore la vicinanza di amici vecchi e nuovi. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, Dio della comunione, ti invochiamo per le parrocchie di Abbadia, Rebbio, Garzeno, Catasco, Caslino, Bulgorello e Cadorago. Nel ricordo e sull'esempio di Don Alfredo, continuino a camminare sulla strada della concordia, dell'unità e della collaborazione tra laici e presbiteri. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, Dio dell'amicizia, ti preghiamo per coloro che vivono e lavorano all'interno di questa comunità. Possano vivere la quotidianità sostenuti dalla preghiera e dall'affetto reciproco. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, Dio della storia, ti affidiamo gli amministratori pubblici, gli educatori, il personale sanitario. Nei loro ambienti di lavoro sappiano testimoniare con umiltà il Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, Dio della riconciliazione, ti preghiamo per i capi delle nazioni. Illumina il loro cuore perché possano scegliere sempre la via della pace. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, Dio di coloro che soffrono, ti preghiamo per Marco, un giovane di Rebbio, da una settimana in condizioni critiche in ospedale. Restagli vicino e sostieni la sua famiglia in questo momento di grande dolore. Preghiamo. Ascoltaci, Signore.
Ti ringraziamo, Padre, per i doni grandi che concedi sempre a noi. Fa che noi siamo sempre grati di quello che tu ci doni e diventiamo testimoni del tuo amore, oggi e sempre. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, a gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa chiesa. Signore Dio nostro, il pane e il vino che hai creato a sostegno della nostra debolezza diventino per noi sacramento di vita eterna. Amen. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono gloria al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva, proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Vieni per la tua gloria, o
Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il Vescovo Oscar Celebrante, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Del nostro fratello Alfredo, sacerdote, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con lo Spirito di figli, rivolgiamoci con molta fiducia al Padre comune, con la preghiera di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamo il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non solo io partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Grazie.
Preghiamo. O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che uniti a Cristo in un solo corpo, portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto lo cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Chiediamo di sedervi e per gli amici collegati sul canale YouTube di rimanere collegati. Ora Don Andrea Straffi presenterà brevemente le immagini che corredano la sala Don Alfredo e poi il Monsignor Oscar procederà con la benedizione nella sala, a cui chiediamo di partecipare, di andare un rappresentante per parrocchia e familiari. Dopo la benedizione apriremo la porta in fondo, si potrà, passando dal balcone, entrare in gruppi di 7-8 in sala per poter vedere quello che adesso Don Andrea ci presenta. Grazie.
stato chiesto di spiegare brevemente la scelta delle immagini che sono state predisposte per la sala dedicata a Don Alfredo. L'ho già fatto più diffusamente per gli ospiti e residenti della casa di Simone di Cirene qualche giorno fa. Si tratta di immagini artistiche scelte non solo per la loro bellezza, la loro valenza estetica, ma anche per qualche rimando alla personalità e alla figura di Don Alfredo, a cui, come probabilmente sapete, ero molto legato perché siamo compagni di messa e amici da tanti anni. E quindi la scelta è sì, motivata da ragioni estetiche, ma anche personale. Il titolo che qui vedete, Ci illumini e ci guidi Gesù, è l'ultima frase dell'ultimo articolo scritto da Don Alfredo nel Natale 2020. E quindi il tema della luce che è Gesù è chiaramente il filo conduttore delle immagini che vedremo. La sala è abbastanza ampia e regolare, quindi c'erano tanti spazi su cui poter appendere o illustrare diverse immagini. E sulla parete più ampia ho previsto tre immagini in sequenza. La prima è un dipinto di Cézanne, che qui vedete, intitolato Il Buffet, realizzato nel 1873. Il soggetto è piuttosto semplice, non ha bisogno di spiegazione. È la credenza di una sala da pranzo, su cui sono appoggiati, in ordine sparso, una serie di stoviglie, quattro frutti su uno straccio buttato lì, alcuni biscotti savoiardi impilati, una bottiglia di vino, un bicchiere. È una natura morta molto essenziale, semplice, feriale. Perché quest'opera? Cézanne è il più realista degli impressionisti, quello che si preoccupa di rappresentare la verità e la sostanza delle cose. E parto da alcune sue frasi celebri. Primo, l'artista deve tenere lo spirito da letterato che porta così spesso il pittore ad allontanarsi dalla sua vera strada, lo studio concreto della natura. Un impressionista ma molto realista. E scrive addirittura in una lettera, voglio dipingere la verginità del mondo, cioè la verità delle cose, il valore profondo, la bellezza della realtà. Persino una mela per lo sguardo di Cézanne aveva un valore infinito. E questa è la ragione. E rispetto agli impressionisti dicevo, non gli bastava un'impressione emotiva, fugace. E diceva lui dei suoi colleghi pittori, essi facevano dei quadri, noi tentiamo dei pezzi di natura. E in questa natura, diceva, bisogna inchinarsi di fronte all'opera perfetta della natura. Da essa tutto deriva, per essa noi esistiamo, dimenticando il resto. La natura, la realtà. Associata a questa immagine c'è questa frase di Don Giussani. L'unica condizione per essere sempre veramente religiosi è vivere intensamente il reale. Don Alfredo ha amato e vissuto il reale fino in fondo, era profondamente realista e al tempo stesso, lo dico anche in questo contesto, ma in maniera molto libera per l'amicizia che mi legava, la persona più intuitiva che io abbia mai conosciuto, cioè la capacità di leggere la profondità della realtà anche nei fattori, nelle esperienze più semplici. Ecco perché questa prima scelta. Secondo quadro, sempre sulla stessa parete, questo è più celebre, è uno dei ritratti più noti e straordinari del volto di Cristo. È un dettaglio della vocazione di Matteo, del Caravaggio, dettaglio di Cristo. Cristo che allunga il braccio, indica Matteo e lo chiama, la mano e lo sguardo. La prima ragione di questa scelta è che sul poster della nostra ordinazione sacerdotale, mia di Don Alfredo e di Don Carlo, 13 giugno 92, era questa immagine con la scritta Vieni e seguimi. Però chiaramente la ragione è più di natura estetica, qui è uno dei più bei volti di Cristo che noi conosciamo. Il volto, o meglio il gesto di Cristo, richiama, come molti sanno, il gesto della creazione di Adamo, realizzato questa volta da Michelangelo nella Cappella Sistina. Ma attenzione bene, non è il dito del Padre che crea, è piuttosto la mano, il dito di Cristo, perché di Adamo, perché Cristo è il vero uomo. Ecco, nella vocazione di Matteo, realizzata da Caravaggio, in cui Cristo è protagonista, c'è tutta l'umanità e la bellezza di Cristo che attrae chi lo chiama. Facevo notare l'altra sera che Cristo si indica Matteo e lo chiama, lo guarda, ma i piedi di Cristo e la mano sinistra di Cristo che sono in ombra sono già rivolti verso l'uscita. Cristo chiama per andare dietro di lui, la vocazione è un cammino
ed è un cammino di bellezza. Il Cristo, dicevo, qui sembra quasi che danzi, che inviti a seguirlo in una danza di bellezza e di gioia, che è la vocazione. Don Alfredo ha amato tanto Cristo e la sua figura e la sua umanità, e per questo è stata associata questa frase, che non è di Don Alfredo, ma di Dostoevsky, in cui è illustrata in maniera straordinaria la bellezza e il fascino di Cristo. In questi anni ho concepito un simbolo della fede, un credo in cui tutto per me è chiaro e santo. Questo credo è molto semplice e suona così: credere che non c'è nulla di più bello, di più profondo, più simpatico, più ragionevole, più virile, più perfetto di Cristo. Anzi, non soltanto non c'è, ma addirittura, con geloso amore, mi dico che non ci può essere. Non solo, ma arrivo a dire che se qualcuno mi dimostrasse che Cristo è fuori dalla verità, e se fosse effettivamente vero che la verità non è in Cristo, ebbene, io preferirei restare con Cristo piuttosto che con la verità. Don Alfredo amava Cristo così. Io lo ricordo sempre in seminario, sempre, spesso, con il libro Il Signore di Romano Guardini, che leggeva e che conosceva bene, che ha fatto amare e apprezzare anche a me. Terza immagine, sempre sulla stessa parete, vedete che si passa da epoche, da artisti diversi, è il Sermone della Montagna del Beato Angelico. Un affresco che si trova nel convento domenicano di San Marco a Firenze, affresco del 1446. Gesù è con i suoi apostoli. Si intitola Il discorso della montagna, ma in realtà qui l'immagine è quella della Chiesa. Gesù con i suoi amici. Gesù è sì su una montagna che richiama in parte il Calvario, una montagna brulla, e in parte il Monte Sinai, dove Mosè ha ricevuto le leggi, ma la bellezza dell'immagine è la bellezza della compagnia degli apostoli insieme a Gesù. Gli apostoli sono messi in cerchio, secondo qualcuno, a richiamare la Gerusalemme celeste, quindi la bellezza anche della Chiesa futura. E tutti gli apostoli guardano Gesù perché sono certi della sua presenza in mezzo a loro. Una Chiesa serena, un'immagine serena dell'amicizia. E Don Alfredo, già stato richiamato anche poco fa dal Vescovo, è stato un uomo capace di tante relazioni, di tante amicizie. In seminario con noi, nell'amicizia e nell'appartenenza e al movimento di CL e alla fraternità sacerdotale di cui era fedelissimo, e poi in tutte le comunità parrocchiali che sono già state ricordate e che sono qui presenti. Legato alla Chiesa nella fedeltà e nell'obbedienza al Vescovo e al Papa, e nelle tante, tantissime relazioni che ha intessuto. Quindi questo fresco richiama della vita di Don Alfredo la bellezza e l'importanza della compagnia degli amici, che è la Chiesa. E per questo c'è una frase, un'altra frase di Don Giussani associata a questa immagine, che richiama la bellezza e il valore della Chiesa. Ecco la modalità con cui l'avvenimento cristiano si realizza, cioè permane nella storia. È incontrando l'unità dei credenti, che ci si imbatte letteralmente in Cristo, incontrando la Chiesa secondo l'emergenza fissata dallo Spirito. E per incontrare la Chiesa io devo incontrare degli uomini in un ambiente. All'ingresso della sala troverete invece questa immagine che fa un po' da introduzione ed è all'inizio. È una mareggiata. È un dipinto di un pittore spagnolo poco conosciuto, Joaquín Mir y Trinxet. È un dipinto del 1901. Il tema del mare, del mare in tempesta, qui in realtà è il mare in tempesta che si sta calmando, vuole richiamare un po' uno degli aspetti forse più tipici del temperamento di Don Alfredo, ed è la sua perenne fretta, così l'ha definita anche Don Carlo nel momento del suo funerale, la sua inquietudine profonda. Don Carlo diceva così al funerale: la tua fretta non era superficialità, è che vivevi il dramma, l'inquietudine, un bisogno continuo dell'essenziale. La troppa pace ti sembrava banale. È vero, era un uomo inquieto, ma è tranquillo, ma cercava sempre qualcosa di più, cercava sempre più in là. Per questo abbiamo messo insieme a questa immagine una bellissima poesia di Montale, maestrale, che descrive sì la propria vita come un'inquietudine continua, ma, leggo le ultime due righe, sotto l'azzurro fitto del cielo qualche uccello di mare se ne va, né sosta mai, perché tutte le immagini portano scritto più in là. E infine l'ultima grande immagine, che in realtà è una parete intera che è stata scomposta
in quattro pannelli più uno centrale. Era un'attività di Giotto nella Cappella degli Scrovegni, soggetto non ha bisogno di spiegazione. Abbiamo evidenziato, ecco vi chiedo di guardare questa sequenza, quattro protagonisti della scena, gli angeli, i pastori, Giuseppe, Maria e Gesù Bambino, semplicemente ritagliandole dall'immagine originale di Giotto e che poi troverete sulla parete disposti in questo modo, quindi sembrano messi a caso ma non sono messi a caso. Vi segnalo anche che le immagini sono in altissima risoluzione e quindi una buona stampa e in stampa uno a uno, cioè grandi quanto è grande l'affresco di Giotto. Quattro protagonisti della Natività al cui centro è stato collocato un testo che questo sì è di Don Alfredo, è una parte del testo di quell'articolo che ha scritto quando ero già in ospedale ed è l'ultimo articolo che ha scritto sul Natale del 2020 intitolato La delusione e la speranza. Lo leggete poi voi con calma e nei vari protagonisti troviamo, neanche fare apposta, alcuni passaggi della riflessione di Don Alfredo. Gli angeli che a mezzanotte portano l'annuncio di gioia, i pastori che attendono, Giuseppe che è addormentato, scriveva così Don Alfredo. Non meravigliamoci se ci capita di addormentarci. La stanchezza, la delusione, lo sconforto fanno parte della vita. Preoccupiamoci piuttosto di come stiamo vivendo oggi, cioè se stiamo alimentando la nostra lampada con l'olio della carità. Chiediamoci se stiamo dando luce alla vita degli altri. E infine, nella storia ci sono stati tanti momenti bui, ma gli uomini e le donne che hanno avuto fede in quel bambino nato a Betlemme hanno alimentato la speranza di tutti, soprattutto con la testimonianza di un amore concreto e fattivo. Ci illumina e ci guidi Gesù, che nasce povero, per farci tutti più ricchi d'amore. La memoria di Don Alfredo, anche in questo spazio, vuole continuare questo messaggio, che è il messaggio di Gesù e che è il messaggio che Don Alfredo ha riflesso con straordinaria capacità. Grazie a tutti. Seduti che possiamo ascoltare la benedizione via audio e rispondere alle invocazioni. Grazie. Preghiamo. O Dio, ispiratore e realizzatore di ogni santo proposito, ascolta la nostra preghiera. Concedi la tua paterna benevolenza agli abitanti di questa casa, perché non si estingua mai la meditazione della tua parola, la comunione fraterna, l'operosità assidua, la premurosa attenzione ai fratelli. Quanti si sono offerti a te nella sequela di Cristo rendono testimonianza viva della loro consacrazione e tutto il popolo benedica il tuo nome per Cristo nostro Signore. Amen. Dio che ci dà la gioia di abitare in questa casa,
e fonda su di noi lo Spirito Consolatore. Ci custodisca da ogni avversità, ci renda perseveranti nel servizio e fedeli nel santo proposito. Amen. E su tutti voi qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Benediciamo grazie a Dio. Don Andrea è veramente geniale. Dove si fanno questi lavori qui? Bisogna chiedere a lui, sono immagini ad altissima risoluzione. Il testo dell'ultimo del bollettino di Natale. Sì, che lui ha mandato dall'ospedale. Quello che ha mandato dall'ospedale. Perché lui è stato ricoverato l'8 di dicembre e poi è morto il 31. Piacere di avervi rivisti, che mi ricordo che vi ho incontrato giù alla...